Ciao, sono Marianna, questo è il consueto appuntamento di Con le mani, esattamente la quinta puntata. Come sempre, collegate le mani al cervello. Ci vediamo subito dopo la sigla. Eccoci bentornati, colgo subito l'occasione per salutare il nostro seguito di Con le mani e saluto Viola, Francesca e Sogar che ci hanno dato spesso degli spunti e anche delle informazioni e ci hanno fatto anche i complimenti, il che non guasta. Grazie ragazzi, grazie mille. Oggi partiamo subito a bomba con il tutorial e parleremo del riciclare tessuti, nello specifico magliette. Abbiamo sempre il problema di magliette che sono vecchie, sempre la solita solfa. Bene, oggi gli daremo vita nuova, le trasformeremo creando delle vere e proprie magliette rock and roll. Provare per credere. Colleghiamoci subito col laboratorio. L'occorrente per l'esecuzione della maglietta rivisitata ovviamente sarà una maglietta a giro collo, mezza manica, diversi tipi di forbici e un gesso da sarto. Come avete visto, l'occorrente in questa puntata è veramente, cioè sono pochissime cose. Forbici, gesso e poi una magliettina, per cui non dovete sicuramente spendere soldi o comprare altro. Intanto però ne approfitto per ricordarvi che noi abbiamo la nostra pagina Facebook, che è facebook.com/la televisione web. E poi vi suggerisco sempre di scriverci. Scriveteci, proponeteci le vostre idee, i vostri pareri al nostro sito, alla nostra email, che è collemani@latv.it. Mi raccomando, scriveteci. Iniziamo a tracciare col gesso da sarto le nostre sagome che poi andranno successivamente ritagliate. Allora io indicativamente sulla manica cercate, dipende ovviamente dalla taglia, per cui le misure del disegno saranno in proporzione alla dimensione della maglietta. Questa è una taglia piccola, per cui i disegnini saranno ovviamente proporzionati alla misura della vostra maglietta, per cui procediamo. Tenetevi sempre circa un 2 cm di riferimento sia dall'altezza che dai lati, per cui procediamo a fare un segno molto semplice, così, tipo una pinna, ok, e ok, e questo è uno. Se poi volete potete alzarlo ulteriormente, uno da una parte e uno dall'altro, sempre più o meno 2 cm, circa un dito, tenetevi così, prendete il segno. Viene un lavoro molto grossolano, non è un lavoro preciso, perché l'effetto deve essere proprio di un qualcosa di... l'effetto proprio grossolano, cioè di non rifinito. Ripassate. Ok, e questo è uno. Poi procediamo sulle spalle, anche qua sulle spalle tenete sempre circa un 2 cm di riferimento dalle cuciture, un dito sempre, più o meno, e facciamo così. Qua procediamo tipo dei rettangoli, dei quadratini, quello che volete, ammorbiditeli anche. Ok, a posto. Procediamo con il taglio. Ok. Ricordatevi di non tagliare troppo perché deve rimanere un bordino, per cui non andate giù con tutte le forbici, Ok, allora io mi aiuto con le forbicine piccoline per farmi una linea guida, perché ovviamente devo dargli Ok, fatto un buchino, posso procedere col taglio. Anche
anche se i bordi non vengono definiti bene subito, non importa, perché tanto poi in una fase successiva di lavorazione andremo a tagliare quello che non ci piace e quello che comunque è in più. Ok. Facciamo lo stesso anche verso l'interno. Così li abbiamo presi tutti e due e procediamo nel tagliare. Questo è un lavoro che si può fare anche con delle forbici un po' più grandi, eh? Le forbicine piccole vi servono più che altro per darvi la possibilità di aprire il tessuto. Poi per i lavori più lunghi usate quelle più grandi, eh? Ok, e questo è uno. Procediamo anche con l'altra, stesso discorso, per cui creiamoci sempre la nostra linea guida, buchiamo anche quella sotto in modo da riuscire a tagliare in due il tessuto per fare un po' prima. Poi logicamente chi ha nozioni di taglio e cucito sicuramente farà un lavoro più di fino, però visto che questo programma è rivolto anche ai profani, insomma, si fa insomma, quello che si può con i mezzi che si hanno. Ok, qua tagliamo. Aggiustiamo. Ecco qua. Vediamo. Ok, a posto. Vedete tutti questi scalini qua, poi successivamente li andremo a ritagliare. Adesso l'importante è che abbiamo creato i buchini. Ora procediamo con gli altri. Qua invece il tessuto non andrà tagliato a doppio, perché ci interessa solamente che vengano fuori questi buchini. Sempre un attimino un po' più di forza, perché dobbiamo bucare il tessuto, però una volta fatto è un attimo. Ecco, allora tagliamo via l'ultimo pezzo. Ok. A posto. Ovviamente il lavoro va fatto al rovescio, cioè la maglietta va girata al rovescio con le cuciture a vista. Una volta che avete finito, la maglietta la girate e voilà. In questo caso ho mantenuto il disegno perché mi piaceva, c'era la sua stampa con i suoi glitter e l'ho mantenuta. Qualora fosse stata intintunita, avrei fatto un buco anche qui, avrei creato anche un quadratino qua. Però in questo caso questo modello è così. Io però questa qua volevo farvela, ecco qua, apposta, ecco. E per il momento abbiamo finito, maglietta rivisitata. Ecco, ci avete visto? Sembra neanche più la stessa maglietta, cioè prima era anonima, una maglietta rock and roll, cioè proprio un altro capo. Però, ovviamente, in questo caso avevo questa scritta e l'ho voluta tenere. Però se voi avete a casa delle magliette intintunite anonime, potete ovviamente modificarle. In questo caso io nell'altra variante vi ho fatto un buco centrale. Potete anche tagliarla dietro, eh? Potete tagliarvi le maniche, aggiungere borchie, mettere altri strass. Potete arricchirla e impreziosirla come volete. Liberate la fantasia, tanto questo era un oggetto, che un capo che andava preso e buttato. Anzi, voi avete fatto una cosa utile perché avete riciclato un qualcosa e ne avete creato un capo originale a costo zero. Vi do appuntamento alla prossima puntata e mi raccomando, se avete delle idee, con le mani @latv.it. A presto, ciao.